Buongiorno. Viviamo in un'epoca di conformismo degradato, pieno di luoghi comuni falsi. Molto spesso abbiamo citato il discorso sull'arte, partendo dall'affermazione dei due filosofi americani, De Anto e Dickey: tutto è arte. Tutto è arte, però poi vediamo, e l'abbiamo detto infinite volte, che le case d'aste battono certi articoli a prezzi stratosferici, mentre una miriade di artisti non riesce a vendere per pochi euro le proprie opere. Questo si potrebbe dire un'ingiustizia, ma non sarebbe corretto, perché ciascuno poi sceglie quello che vuole. Quindi tutto è arte, cosa significa? Non ha più nessun senso. Ecco, la nostra società sembra procedere per sottrazione. Cioè, non esistono differenze di nessun genere, siamo tutti fratelli. No, addirittura si è arrivato a sostenere che non esistono i generi, cioè uomo o donna in realtà sono una finzione culturale, non è una realtà. Ecco, in cima a questo ragionamento c'è per esempio la questione delle razze. Ora, io non ho competenza per affrontare il problema con la chiarezza colta in cui ha fatto questo Guido Barbujani, che credo sia un genetista, comunque sicuramente uno studioso, il quale ha scritto sull'inserto del Sole 24 Ore, domenica, una colta dissertazione sul concetto di razza. Al termine di questo articolo, praticamente la conclusione è che questo politico italiano che ha parlato di razze non sapeva cosa si diceva ed è un razzista. Per carità, sicuramente avrà ragione Barbujani, che ha molta competenza, è una persona molto colta. Ma il problema è che noi abbiamo preso ormai questo indirizzo culturale, per cui, per usare un termine così un po' banale se vogliamo, ma chiarificatore, guardiamo la pagliuzza e nascondiamo il trave, la trave. Vediamo per esempio questo paradosso, ovviamente spiegato ampiamente da femministe e femministi, in cui ci sono questi comportamenti femminili assolutamente eccessivi, volgari, esibizionistici, eccetera, no? Cioè un'attrice che bacia un cane in bocca e poi denuncia le molestie. Dice: cosa c'entra questo con la razza? C'entra moltissimo, nel senso che noi giochiamo sul linguaggio, facciamo le distinzioni di lana caprina sul linguaggio, ma non guardiamo poi la concretezza dei fatti. Ora, da un punto di vista genetico, come ho detto in altre occasioni, siamo tutti provenienti dalla stessa fonte di vita, che è una sola la fonte di vita. Come dice Modò, in caso della necessità, la fonte di vita è una sola. E di lì proviene tutto. Alberi, animali, esseri umani, viene tutto di lì.
Ovviamente penso che anche Barbujanni vorrà ammettere che esistono delle distinzioni. Per cui le distinzioni consistono nella storia di ciascuno di noi, nelle nostre tradizioni, nelle nostre abitudini, nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di mangiare, in breve nel nostro modo di vivere. Esistono differenze enormi. Ecco. Quindi quando una persona normale, non si può dire che un politico non possa essere una persona normale, parla di razza, si riferisce al fatto che tra gli euroasiatici europei e gli africani esistono differenze enormi per una serie di comportamenti. Noi per esempio diciamo i neri hanno un senso del ritmo e del movimento straordinario. Facciamo una dichiarazione razzista, perché distinguiamo una caratteristica che attribuiamo ai neri. Ecco, quindi il volere sottilizzare alla fine viene tutto orientato in una certa direzione, cioè il vuoto, tutto uguale. Cioè noi dicevamo prima i comportamenti femminili, però poi c'è la political correct, per cui si parla di molestie oggi come non è mai accaduto in passato. Quasi che gli uomini, i maschi o qualcosa del genere siano impazziti, che non è mai successo come oggi questo accanimento, tutte le donne denunciano molestie sessuali. Non abbiamo mai visto tante donne al potere, ma mai come oggi le donne protestano, chiedono, si sentono sottomesse. Io, ripeto, non entro nel merito e non mi schiero perché non ho la competenza e non mi interessa neanche farlo, ma ammetterete che forse un po' di confusione c'è in questa questione. Forse ammetterete che siccome la razza bianca è minoranza sul pianeta, il rischio che possa estinguere esiste. Ma il dirlo non è detto che sia necessariamente un'affermazione razzista. Come non è un'affermazione razzista dire che i neri hanno una propensione per il movimento, per il ritmo, per certi tipi di musica. Questa è la questione. Quindi questa ossessione della political correct, ovviamente di matrice statunitense, come tutto il peggio che ci viene, cioè crea delle sottigliezze, si arzigongola, la zecca Garbugli del Manzoni al confronto era un chiarissimo parlatore, una persona che diceva le cose con assoluta chiarezza rispetto ai nostri intellettuali. Ecco, e c'è questa pazzesca situazione di un conformismo dilagante, totale, nei comportamenti, nei vestiti, nel cibo, in tutto quanto, però sempre al peggio. Sempre al peggio. Come diceva Jean Faure, chissà perché quando si vuole trasgredire una norma non è mai per elevarsi ma sempre per rendersi peggiori. Quindi il fatto che le persone, per esempio in Italia, abbiano subito una invasione di un numero esagerato in pochissimi anni di africani è normale, sarà sbagliato dal punto di vista etico, Bergoglio non sarà d'accordo e tutta la sinistra, i grassi e tutto il resto, però è una reazione abbastanza naturale, è una reazione che è inevitabile, che uno si senta un pochettino espropriato dal proprio territorio, delle proprie tradizioni.
Cioè, Torino ci sono più kebab che pizzerie, sarà un bene, forse sì, non lo so. Però sicuramente i kebab non sono un qualcosa di originale di Torino. Questo è un discorso. Quindi voler, con un'aria di voler chiarire le situazioni, in realtà vi è una sottile imposizione, alle volte neanche tanto sottile, perché cioè le nostre città e i cittadini devono accettare una situazione che viene imposta dal potere, sostenuta dal Bergoglio, dalla politica dagli intellettuali. Quindi mi sembra anche abbastanza normale, forse, non lo so, sarà sbagliato, che ci siano delle reazioni, che qualcuno abbia... poi allora ci si sofferma sulla parola razza, allora ci si sofferma e si dà del razzista. Cioè, se tu hai qualche riserva in una situazione che ti viene imposta, sei un razzista, sei uno xenofobo. Se tu a un certo punto discuti di arte e dici ma a me pare che, ecco, sei uno che non capisce l'arte moderna, l'arte contemporanea. Quindi dietro questa apparente apertura, questo apparente liberalismo, in realtà, a mio parere, esistono delle sottili imposizioni che vogliono creare dei complessi di colpa, complessi di ignoranza, vogliono che tu parli di cose che non conosci. Tu dici delle cose che non sai, quindi il vuoto culturale è sempre colmato dalle affermazioni sottili che vanno tutte in una certa direzione. Non c'è, perché quasi è considerata, non dico un reato, ma insomma non siamo, tra un po' forse ci arriveremo. Sostenere la propria cultura, le proprie tradizioni, il proprio essere diventa, come minimo, è un qualcosa di deleterio, una chiusura mentale, una forma di ignoranza, eccetera, motivato dalla xenofobia, razzismo, eccetera. E come massimo, se sbagli a dire una parola, vieni messo in croce. E questo, secondo me, non è molto normale, perché una persona dovrebbe poter dire quello che pensa liberamente, poi a giudicarlo giusto o sbagliato va bene, ma da di lì a sparare palle chiodate contro chi si azzarda a esprimere un'affermazione della quale è convinto, cioè, a me pare abbastanza, perché l'equivoco, secondo me, consiste nella decettiva dimostrazione del grado di forza. Ecco, questo è il punto. Chi in qualche modo si schiera a difesa, dire valori forse un po' esagerato, diciamo semplicemente tradizioni, visto il mondo com'è, anche in Occidente di valori non mi pare ce ne siano pochi, ed esattamente questo è il punto, esattamente questo vuoto che consente poi di colmarlo con una serie di situazioni reali e di chiacchiere. Ma il discorso è che il dire che la minoranza è maggioranza, perché non c'è nessuno che di quelli che parlano a difesa di tradizioni eccetera non sempre ha un interesse specifico, ce l'avrà forse il politico, ma sicuramente non l'uomo della strada, il quale non ha diritto di parola, perché come uomo della strada è ignorante.
si dà per scontato. E se parla contro la situazione che gli viene imposta è anche razzista, xenofobo e tutto il resto. Quindi capite che c'è questa sorta di sottile imposizione di situazioni che il fatidico uomo della strada è costretto ad accettare. Perché se no, non dico che compie un reato per ora, ma insomma è sicuramente una persona sgradevole, degradata. Quindi ecco, le questioni di forza, noi lo vediamo nel dato di fatto, dei comportamenti, della posizione dei giornali, degli intellettuali, dei politici, è quello che avviene regolarmente. Non è un'idea, è un fatto che tutto il pensiero unico va in una certa direzione, il cosiddetto progressismo. Che poi sia progressismo sarebbe da discutere, ma comunque l'impressione che viene imposta è questa. Se tu non accetti tutto quello che ti viene imposto dal cosiddetto progresso, l'apertura, il fatto della convivenza, il fatto dell'accettazione, dell'accoglienza, non accetti, tu devi accettarli praticamente. Perché se non le accetti sei un reprobo, tu un reprobo. E questa è una realtà che tutti noi viviamo. Ecco, questo vale in tutti i campi, vale anche nello scrivere. Cioè, io ricordo che c'era un docente universitario che mi piaceva molto, scriveva sul Sole 24 Ore. Ha scritto un libro in cui erano contenute dure critiche al potere della sinistra, è sparito dal Sole, magari è un caso, per carità, non voglio dire. Questo è il sistema. Ci sono delle sottili epurazioni che qualche volta si limitano al silenzio. Il silenzio uccide nella società della comunicazione. Altre volte invece vere prese di posizione, vere messe all'agonia per una parola che uno dice magari esprimendo la propria opinione. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno faccia le considerazioni che crede. Buongiorno.